Ritrovati amici di C'è Fermento TV, siamo in compagnia del dottor Michele Gianoglio, responsabile dell'area commerciale Saluzzo Alba per la Banca Popolare di Novara. Ci troviamo nella filiale di Saluzzo, di questo istituto che fa parte del gruppo Banco Popolare e che è partner della Fondazione Amleto Bertoni. Dopo il Carnevale 2015 abbiamo il piacere di averli ospiti anche a C'è Fermento TV proprio per parlare della loro partecipazione alla manifestazione di quest'anno, alla manifestazione del 2015. Allora, dottor Gianoglio, un istituto, il vostro, che è da sempre sul territorio e quest'anno ha rafforzato, diciamo, l'amicizia e la collaborazione con la Fondazione Bertoni. Allora, buongiorno a tutti. La Fondazione Amleto Bertoni è in collaborazione con noi da diversi anni. Con il nuovo CDA l'empatia è migliorata e stiamo mettendo insieme diverse sfide per sostenere il territorio saluzzese, che per noi è fondamentale, presidiato dalla nostra banca da molti anni, con soddisfazione molto forte sulla piazza. Bene, Banca Popolare di Novara, che come ho detto fa parte di un gruppo, del gruppo Banco Popolare, quindi è radicata sul territorio, ma nello stesso tempo, diciamo, appartiene a un grande istituto. Ci dia un po' di numeri, ci racconti un po' come siete strutturati ad oggi sul territorio nazionale. Allora, noi siamo una grande banca, nel senso che il Banco Popolare è il quarto gruppo nazionale. Abbiamo 1800 filiali su tutto il territorio nazionale e questi grandi numeri però non ci fanno mai perdere la nostra dimensione di banca del territorio. Banca del territorio, che significa la banca delle imprese e la banca delle famiglie. Siamo molto vicini a tutte le strutture economiche e a tutte le famiglie del territorio. L'area Alba Saluzzo, da me presidiata, ha 15 filiali nel saluzzese e nell'albese, radicate tra di loro. Abbiamo tutte queste collaborazioni e tutte queste efficienza con i clienti. Tutti i nostri clienti penso che possano confermare quanto detto e spero che con questa manifestazione di conoscere tanti altri nuovi clienti da poter aggiungere al nostro elenco. Ecco, io ho parlato di banca storica tradizionale, in realtà siete anche una banca al passo coi tempi, perché so che avete anche un'app, insomma, come tra le più moderne. Sì, la nostra UApp è la più riconosciuta sul sistema, mi permette di dire la più riconosciuta, e permette un collegamento in tempo reale con tutti i nostri sistemi direttamente dai vostri apparecchi mobili. Bene, veniamo a C'è Fermento, una partecipazione, quella della Banca Popolare di Novara, che sarà una partecipazione attiva perché avete previsto una presenza fisica all'interno del salone, anche con un'iniziativa molto particolare che sarà gradita al nostro pubblico e non solo, anche alle imprese presenti. Allora, noi abbiamo avuto l'opportunità di poter scegliere questo evento, l'abbiamo scelto perché è un evento molto popolare e quindi viaggia con il nostro nome, l'abbiamo scelto perché comunque ha sfondo economico perché è un settore merceologico, un settore produttivo molto in crescita, per cui il nostro ruolo di banca delle imprese ha un senso. Noi saremo vicini a tutte le persone che avranno piacere di consulenza, tutto il mondo privato, il potenziale bacino di tutte le persone che visiteranno l'evento, e contemporaneamente potremo dare consulenza a tutte le imprese presenti, sia come visitatrici ma soprattutto come espositori. Tutto questo come lo possiamo quadrare poi per dare un tono di allegria, perché questa non guasta mai, diamo un tono di allegria con il gioco di votare la birra più popolare. A ogni partecipante sarà data possibilità di votare la birra più popolare e con questo gioco, che poi dettaglieremo meglio, avremo la possibilità di dare dei premi e dei gadget e delle degustazioni a tutti. Quindi auguro a tutti un buon evento e vi ringrazio della partecipazione. Noi ringraziamo il dottor Michele Gianoglio, ovviamente rinnoviamo l'invito a C'è Fermento e anche per giocare con la birra più popolare insieme a Banca Popolare di Novara, del gruppo Banco Popolare. Grazie dottor Gianoglio. Grazie a voi e arrivederci a tutti.